convention I want you to see. It looks something like you. Questa settimana un grande numero con uno speciale dedicato al concerto di Pupo al Teatro Spina e poi i consigli sul cinema di Luca Bindi. Il tour parte proprio da qui, dallo Spina, da Castiglion Fiorentino. Tu lo hai anche ricordato più volte in queste partecipazioni alle varie trasmissioni di queste settimane. Sì, assolutamente, ci tenevo molto a ricordare proprio la data zero perché è un appuntamento importante. Da qui parte non solo il tour che prevede molte serate in tante città importanti italiane e nel mondo, ma parte proprio un nuovo periodo della mia vita, del mio rapporto professionale con il live e con tutto, perché su di noi la nostra storia è lo spettacolo della mia vita. E quindi con qualche magari ritocchino, qualche innovazione via via, ma questo sarà lo spettacolo che credo io porterò in giro fino per sempre. Ecco, non diciamo cose da poi da fare gesti scaramantici, quindi molto importante. Beh, perché ci sono una serie di motivi, perché a parte il primo è che mi lega a questa città un'amicizia profonda e una grande stima con questo signore, con il sindaco Mario Agnelli, che è innamorato della sua città, è innamorato di queste zone della Toscana, della provincia di Arezzo, e ci siamo incontrati nell'amore per la nostra terra. E quindi abbiamo parlato tante volte di fare spettacoli a Castiglion Fiorentino noi. Non c'era mai stato modo e qualche volta anche simpaticamente ci eravamo quasi trovati d'accordo, ma poi sai, lui è molto molto bravo, il sindaco di Castiglion Fiorentino è molto molto bravo nel promuovere la sua terra e l'ama moltissimo, ma è meno bravo nel pagare. Cioè, quando gli chiedi i soldi fa proprio quello che fa un sorriso, capito? Perché noi i soldi non ce l'abbiamo, siamo poveri. Qualche volta, invece vedi che organizzazione ci abbiamo, qua ci vuole. Però poi all'ultimo, una volta che quando io sono tornato ad essere poi benestante, quando ero povero volevo i soldi, ora non voglio più niente, quindi c'è stato anche in quel senso, facciamo qualche battuta, giusto? Ma Castiglion Fiorentino è una città meravigliosa, una storia meravigliosa, è al centro fra due importanti culture, che è quella umbra, quella toscana, c'è Cortona, c'è Arezzo, nel mezzo c'è Castiglion Fiorentino, che prima si chiamava Castiglion Perugino anche. E Aretino. Quindi siamo proprio al top. Ecco. E l'onore che ci dà essere qui al Teatro Spina per questa edizione zero è elevata. Avremmo avuto bisogno dei posti della Scala di Milano invece che dei posti disponibili del Teatro Spina per le richieste che sono arrivate. Questo significa che è stato fortemente apprezzato il gesto di un grande amico. Vabbè, insomma, grazie. No, volevo ricordare, ha ragione, perché sennò mi ero dimenticato, a Castiglion Fiorentino io ho comprato anche i primi strumenti musicali da Silvano e dai suoi fratelli. Silvano Navini ha anche suonato con me in un complesso, il mio primo complesso, quando io sono diventato pupo nel 75, il mio primo concerto l'ho fatto proprio con una formazione aretina che era formata da Silvano Navini, da mio cugino Maurizio Bozzi, da un chitarrista che si chiama... ora te lo dico, e dal Caramella che suonava la batteria, il chitarrista, se mai lui si offende, lo sente, c'ho un attimo, aiutatemi, Prima o Poi si chiamavano, i Prima o Poi, vi ricordate questo complesso famoso? Matteini, Claudio Matteini, grazie, se no magari lui si offende, Claudio è sempre nel mio cuore. Quindi e qui a Castiglion Fiorentino abbiamo fatto tantissime prove, poi quando facevo ragioneria mi ricordo c'avevo un mio amico di Castiglion Fiorentino, si chiamava Gallorini, che c'aveva le corriere il babbo, sì, sì. E lui veniva a scuola con me, perché io ho fatto anche qualche anno di scuola superiore, anche se non sembra, insomma, però scientifico, le ho girate un po' tutte prima di darmi alla musica. Ho visto tra i personaggi che appare Maurizio Costanzo, è un ricordo? Sì, è un ricordo, Costanzo è per me è la ripartenza, perché nel 1989 Gianni Boncompagni, aretino doc, originario di Mulinnovo, vicino a Palazzo del Pero,
Gianni Boncompagni mi chiamò nell'89, in un periodo di crisi importante della mia carriera, a condurre Domenica Inn accanto a De Biagio e Fenech. Perché mi chiamò? Perché mi vide al Maurizio Costanzo Show, che era un po' un luogo dove era un po' uno zoo umano, dove andavano tutti i personaggi anche in difficoltà, insomma. E io portai il mio babbo con me, Fiorello, il mio babbo Fiorello, e lui ebbe una simpatia pazzesca per il mio babbo, che disse: se il babbo è così simpatico, sono convinto, perché allora all'epoca non era considerato molto simpatico, era un cantante un po' in crisi, diciamo. Io sono diventato poi un personaggio televisivo grazie a Costanzo e a Boncompagni e grazie al mio babbo, che ha veicolato e mi ha fatto tirar fuori quella parte simpatica che è sua, che aveva lui. Sentite com'è la carta al sindaco! Facciamo cantare il gelato al cioccolato a Mario Agnelli! È l'ultimo momento storico! Qui crollano i consensi! Qui crollano i consensi! Dai Mario, sei pronto? Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato. Mario, continua a fare politica. Grande, grande. Ciao a tutti. In questa settimana sono stati annunciati i film in concorso al Festival di Cannes, che ci sarà il prossimo 16 maggio, e in cui concorreranno per la Palma d'Oro anche tre autori italiani importanti come Nanni Moretti, Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio, oltre a tanti altri registi, in un'edizione che si annuncia molto intensa. E proprio in questa settimana è uscito nelle sale un film che era stato presentato proprio nella scorsa edizione del Festival di Cannes del 2022, Asbestas, le bestie, del regista spagnolo quarantenne, ormai non soltanto, non più che una semplice rivelazione, Rodrigo Sorogoyen. Si tratta di un thriller tesissimo che richiama in qualche modo un capolavoro come Cane di paglia di Sam Peckinpah o anche Un tranquillo weekend di paura. Il film è ambientato nelle montagne galiziane, dove noi seguiamo una coppia francese che si stabilisce in un piccolo villaggio per entrare in contatto, vivere a contatto con la natura. La loro presenza e diversità però provocherà l'ostilità da parte di alcuni abitanti locali, con sviluppi degni di un thriller. Il regista, attraverso questi spunti, diciamo, continua a indagare come suo solito l'animo umano, con i suoi barbarici istinti primordiali che sono sempre pronti a riemergere e ad esplodere. È quindi un film in qualche modo molto contemporaneo per ciò che purtroppo viviamo, come ad esempio la guerra che sta vicino a noi. La vera forza e bellezza di questo film e della bravura di questo regista è che non si lascia andare a quella che è un compiacimento della brutalità e dell'istinto bestiale che affligge in qualche modo i suoi personaggi, ma rimane distaccato, riesce a trattenere quella che è l'emotività e la tensione, pur lasciandola scaricare nella visione, e dando anche un respiro, un'aria, una prospettiva altra possibile. Il cast è tra l'altro un cast eccezionale, da noi poco conosciuto, ma abbiamo soprattutto un grande protagonista, che il personaggio è Antoine, interpretato da Denis Ménochet. Da segnalare anche il ritorno al cinema e nella sua Lucania di Rocco Papaleo con il film Scordato, e che vede lui come protagonista, ma insieme anche a Giorgia, la cantante, che sembra davvero trovarsi molto a suo agio davanti alla macchina da presa. E vi auguro quindi una buona settimana e una buona visione a tutti. Ciao, a presto. Ed è tutto anche per questa settimana. Arrivederci alla prossima. Electronic invention I want you to see. It looks something like this.